Kate Middleton presa in giro davanti a tutti, da suo marito il principe William, ecco perché. Un video compromettente incastrerebbe il principe William. Pare che Kate Middleton infatti sia stata presa in giro davanti a tutti, proprio da suo marito. Ma in realtà il fatto non è così allarmante come si potrebbe pensare, è piuttosto uno scherzo ironico che i duchi di Cambridge hanno accolto tra le risate. Certo, Lady Middleton, come tutte le donne, non avrà apprezzato che il marito si fosse preso gioco del suo look, facendolo notare ad un'intera platea. Nonostante ciò, Kate è rimasta imperterrita e non ha accennato a perdere il suo sorriso. Nelle ultime settimane i duchi di Cambridge appaiono più affiatati che mai. Kate e William infatti, forse contagiati dai duchi del Sussex, si sono scambiati diversi gesti d'affetto in pubblico. Sorrisi, mani strette, sguardi di approvazione e tra queste anche battutine ironiche. Come quella scattata al principe William in occasione della visita a Cipro per incontrare le famiglie della RAF. Il 5 dicembre 2018, i duchi di Cambridge sono volati sull'isola per un evento al quale hanno presenziato, in quella occasione Kate ha insolitamente indossato un paio di pantaloni e un blazer verde oliva. Ed è stata proprio la giacca della duchessa a far scattare la battuta del marito. William si prende gioco del look di Kate. Il principe William ama fare degli scherzi alla moglie e a tutta la sua famiglia, lo ha fatto in diverse occasioni anche con il fratello Harry. Ma questa volta la vittima designata da William è proprio la sua consorte Kate Middleton. Durante la visita a Cipro infatti, prima della foto di rito, dove entrambi i duchi erano posizionati davanti a un albero di Natale. Il duca di Cambridge ha tenuto a precisare che l'outfit di sua moglie Kate, grazie ai suoi colori, era completamente mimetizzato con quello dell'albero sullo sfondo, in un perfetto effetto camouflage. Come si evince dal video, Lady Middleton ha preso con ironia la battuta, ma chissà come avrà reagito di ritorno a casa. Kate aspetta il quarto figlio? Kate Middleton e William hanno in mente di mettere al mondo il quarto royal baby? Il settimanale Sono ha analizzato un curioso parallelismo tra la famiglia del principe William e quella della regina Elisabetta e del principe Filippo. La sovrana ha dato alla luce quattro eredi al trono, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo? E così pare che in Inghilterra siano già partite le scommesse per l'imminente arrivo di un quarto figlio della royal couple. Addirittura c'è chi già ne immagina il nome e il sesso. A rafforzare questa tesi, come riporta sempre il settimanale diretto da Alessandro Banchero, ci sono anche le dichiarazioni di Paul Burrell, ex membro dello staff della regina Elisabetta. William e Kate avranno un bambino nel 2019. Vedrete che entro il 2019 Kate e William avranno un altro figlio, fin da quando erano bambini, lui e Harry hanno sempre detto che sognavano di avere tanti fratelli e sorelle. Inoltre secondo altre indiscrezioni la quarta gravidanza di Kate potrebbe riportare sotto i riflettori Lady Middleton. Dopo che il matrimonio di Harry e Meghan e l'annuncio della gravidanza hanno decisamente spostato l'attenzione dei sudditi nei confronti del secondogenito di Carlo e Diana e la neoduchessa del Sussex. Kate Middleton e William d'Inghilterra, è già festa di Natale tra fiocchi di neve e look scozzese.
gonna rossa e lunga in tartan, maglia nera attillata con una sfilza di bottoncini. La mise della duchessa è decisamente impeccabile. Kate Middleton e William d'Inghilterra hanno ospitato un Christmas party nei giardini di Kensington Palace per le famiglie dei soldati della Royal Air Force. E nel look della duchessa di Cambridge non poteva mancare un bel tocco di rosso natalizio. Kate fa la scozzese con una gonna lunga in tartan must della stagione, maglioncino nero con bottoni e stivali. Un perfetto stile natalizio. Il duca e la duchessa arrivano tra tanti fiocchi di neve, con un Babbo Natale, come in una favola. Ma nella firma questo Natale non si preannuncia affatto fiabesco. Carole Middleton, dopo 15 anni di silenzio, rilascia la sua prima intervista. Come mai? Si chiedono i Royal Vatker. Forse per gelosia nei confronti di Doria Ragland, la mamma di Meghan Markle, invitata dalla regina a Sandringham per Natale mentre lei ne è sempre stata esclusa. Carole Middleton, la prima intervista della mamma di Kate, il mio Natale con George e Charlotte. Di certo i rapporti di Will e Kate con Harry e Meghan sono tesi. Tanto che i duchi di Cambridge avevano deciso di passare le festività con i Middleton, nella tenuta di Bucklebury, come altri anni. Ma avrebbero infine scelto di essere presenti a Sandringham, come già stabilito da tempo. Kate Middleton e Meghan Markle incinta, l'ultima uscita insieme. La frattura, sempre più profonda, tra i fratelli e le cognate sarebbe cominciata proprio lo scorso Natale, a pochi giorni dall'annuncio del matrimonio. Mentre era ospite ad Hanwell Hall, Meghan è stata maleducata, e quando Kate glielo ha fatto notare si è lamentata con Harry. I due fratelli hanno preso le parti delle mogli e sono scoppiate terribili liti tra le due coppie. Ma Katie guarda avanti. E al Christmas party sorride, nonostante tutto e.